Dal Vangelo secondo Luca. In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Rivolgendosi ai discepoli, in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono. Che cosa è piaciuto al Padre? Esattamente il contrario di ciò che piace a noi. Che cosa ti piace? Ti piace essere umiliato? Ti piace essere messo all'ultimo posto? Passare come un fantasma? Essere irrilevante? Ti piace quando i fatti della vita ti rendono piccolo, quando i fatti della vita ci rendono nepioi, secondo la parola greca, ultimo, piccolo? Ti piace questo? Non mi piace. Non piace a un bambino, figurati. Io sono grande. Quanti bambini lo dicono? E cosa piace a Dio? A Dio piace l'essere più piccolo della terra. A Dio piace il suo figlio. L'onnipotenza di Dio è la sua capacità di essere il più piccolo. L'onnipotenza di Dio si manifesta, si rivela nel suo poter essere il più piccolo di tutti, cioè fare una cosa che nessuno può fare. Perché la vera umiltà, la vera piccolezza è la potenza più grande della carne, più grande di qualsiasi potenza umana. È più facile diventare i più grandi che diventare i più piccoli. Allora Dio è stato onnipotente perché ha fatto piccola la sua grandezza, cioè è riuscito nel miracolo di fare poco più di zero il suo infinito, l'infinito che si restringe fino a diventare 0,000000000000000000001. Perché ha fatto questo? Per mettersi sotto, in ginocchio a quello 0,000000000001 che sei tu e che sono io. Il demonio ci ha fatto precipitare dalla grandezza della nostra piccolezza. Cioè il demonio ci ha ingannato e ci ha gonfiato una vana gloria. Gesù invece, come l'acqua, di cui parla San Francesco, che non a caso porta esempio dell'umiltà, l'acqua, perché l'acqua non va in salita, l'acqua scende sempre verso il punto più basso. Ecco, come un ruscello, come un fiume di misericordia, Gesù è sceso per mettersi ai tuoi piedi, per essere sotto il più grande dei peccatori, per essere più piccolo del più grande dei peccatori, perché nessuno potesse rimanere escluso. Questo è quello che piace a Dio, questo amore che è intessuto di verità. Non è un amore falso, non è un amore sentimentale, un amore buonista, un amore che passa sopra le cose, no. È un amore che si fa qualcosa di infinitesimamente più grande del nulla. Perché nel nulla si precipita solo dopo la morte, cioè il nulla è l'inferno. Allora, per l'uomo che sta più vicino all'inferno, avete presente quelle immagini, no? Quelle persone che stanno per cadere in un burrone, che hanno soltanto due dita, che li tengono aggrappati. E sotto di loro c'è l'orrido. Ecco, Gesù si è fatto più sotto di quell'uomo che sta con due dita, perché quell'uomo possa essere riportato in superficie, possa essere riportato alla dignità. L'uomo era grande perché era piccolo, cioè l'uomo era grande perché era immagine e somiglianza di Dio, perché la divinità, la bellezza di Dio riverberava e risplendeva in lui, proprio perché piccolo, perché capace di accogliere tutto Dio, tutta la sua potenza. Avendo voluto fare da solo, ingannato dal demonio, ha perduto questa prerogativa ed è paradossalmente caduto giù. Ecco, tu ed io, in questa soglia di avvento, siamo in quella situazione, con questa mano che ci sostiene dall'orrido. Forse quel rapporto con quella persona, forse la tentazione della carne, la tentazione del denaro, la tentazione di farti giustizia, di chiuderti alla vita, o se già chiuso la vita, la tentazione di giudicare, continuare a giudicare quel fratello, i tuoi genitori. La tentazione di chiuderti nel tuo egoismo, sei lì. E il demonio è lì sotto a spalancare le sue fauci per azzannarti e trascinarti nell'orrido, nel buio, nel non senso,
dove si perde la dignità, dove si perde la pace, dove si perde la felicità. E lo fa con l'orgoglio, sollecitando la superbia dei pensieri mondani, dell'intelligenza carnale, della sapienza mondana, che sono intelligenza e sapienza sataniche. Di fronte a quella situazione, di fronte a quella relazione, ti spinge a crederti Dio, che tu capisci meglio di tua moglie, tu capisci meglio dei tuoi genitori, tu capisci meglio di Dio che cosa è buono per te. I sapienti e gli intelligenti, a cui è sottratta la possibilità di riconoscere e accogliere il Messia, Dio con noi, l'Emanuele, perché Dio così vuole, perché questo è il suo cuore, sottrarre alla tua parte superba e pagana e mondana la visione del suo figlio Gesù Cristo, perché tu possa sentirti nudo, perché tu possa sentirti solo, la solitudine di chi è sospeso a mezz'aria tra la salvezza e la morte. Per questo in Avvento noi attendiamo, cioè siamo tesi secondo l'etimologia della parola, attendere, tendere, tendere a qualcosa, tendiamo alla salvezza, tendiamo a una mano che ci tiri fuori, tendiamo al Messia, a Cristo che si fa carne nella nostra debolezza, che ci viene a prendere laddove noi siamo quasi fagocitati dal pensiero satanico che ci occulta il discernimento, che ci impedisce di vedere l'amore di Dio nella nostra vita e nelle persone che sono accanto a noi come un'occasione per sentirci fortificati, per amare, per offrirci. Allora tutta la nostra sapienza è mondana, tutta la nostra sapienza è una sapienza illusoria. Pensiamo di capire, pensiamo di sapere e non sappiamo nulla. Pensiamo al denaro, pensiamo al nostro futuro, progettando, sforzandoci, brigando, come dice la scrittura, che l'empio, cioè quello che ha dimenticato Dio, quello che si è fatto Dio, sul suo giaciglio non riposa, come non riposiamo noi, perché sempre sta tramando, tramando per avere successo, per riuscire, spesso a scapito dell'altro, magari neanche così direttamente, ma per riuscire noi, per ottenere quello che vogliamo, per affermare i nostri criteri, passiamo sulla moglie, passiamo sul marito, passiamo sui suoi figli, i soldi, il potere, l'esito, il successo. Tutto questo ci porta alla solitudine, ci porta a rimanere aggrappati con due dita alla terra, mentre tutto di noi sta precipitando, attirato da questa forza che è il potere satanico. Ma quando scopriamo di non aver capito nulla, quando scopriamo di aver sbagliato obiettivo, cioè di aver peccato, di aver frustrato il piano di Dio in noi, allora possiamo davvero alzare gli occhi e lasciare che Cristo ci prenda, lasciare che Cristo ci ami, lasciare che Cristo scenda veramente alla nostra vita e la prenda così com'è. Lì puoi sperimentare il suo perdono, lì puoi sperimentare l'incarnazione, Dio che si fa uomo, si fa carne in una stalla di Betlemme, nella stalla tua, la mia stalla. Allora, coraggio, lasciati cadere nelle tue braccia, cioè lasciati cadere nella verità, lasciati cadere nella piccolezza di Dio fatto uomo, nel più piccolo degli uomini, in Cristo Gesù, che è sotto di te. Così ci prende Lui, così ci abbraccia, così ci accoglie, così si salva. Lasciati cadere, umiliati, entra in quella situazione, accogli la storia così com'è, quella che ti dice chi sei, e incontrerai Cristo. Perché così è piaciuto al Padre rivelare ai piccoli, a quelli cioè che si lasciano cadere come bambini piccolissimi, nel più piccolo di tutti, nell'amore infinito di Gesù Cristo, nella sua stessa mangiatoia. Ecco, la sua mangiatoia, la sua piccolezza adagiata nella sua mangiatoia, è il telo che mettono i pompieri sotto alla finestra, al balcone di chi ha la casa incendiata e non ha altra via di uscita che gettarsi nel vuoto. Ma non c'è un vuoto, c'è l'amore infinito di Dio che ci attende per farsi una carne sola con noi, per rivestirci della sua divinità, della sua dignità, del suo amore, della sua gloria, della sua potenza. Solo
chi è veramente piccolo e si abbandona completamente può sperimentare il Natale, può sperimentare l'incarnazione e quindi il mistero della salvezza, che significa l'incarnazione, perché l'incarnazione punta al mistero pasquale, alla morte e risurrezione di questo bambino che è Dio fatto uomo, la tua salvezza, il tuo mistero pasquale, che nasce in questo avvento che ci proietta all'incarnazione e ci spinge verso la Pasqua. Coraggio, fratelli, coraggio, perché Dio è fedelissimo con tutti noi. Lui vuole rivelare a noi il suo amore lì dove tu oggi sei, lì dove siamo ogni giorno. Così è piaciuto a Lui farci vedere quello che re e profeti avrebbero voluto vedere, ascoltare quello che re e profeti avrebbero voluto ascoltare e non hanno potuto ascoltare. Che cosa? Il mistero nascosto agli angeli, il mistero dell'amore infinito di Dio che si fa carne, che si fa Messia in carne e ossa, cioè Salvatore, cioè unto del Padre, per accoglierti, perché tu possa accettare tutto della tua vita, tutto della tua persona, le tue contraddizioni, le tue debolezze, quelle degli altri, lasciandoci cadere giorno dopo giorno nel suo amore. Questo è l'avvento, questa è la vita cristiana. Allora accogliamo la nostra vita come un cammino che ci conduce a questo limite che ci separa dal vuoto, cioè accettiamo i fatti anche dolorosi, anche malattie, anche apparentemente ingiusti, forse ingiusti, che però ci mostrano quello che veramente c'è nel nostro cuore, nel nostro orgoglio, che lo purificano. Allora l'avvento per noi oggi significa lasciarci cadere nell'umiltà, che è verità. Se tu oggi, se io oggi accetto, in questo tempo di avvento, mi lascio cadere con i sacramenti, con la confessione, con la preghiera, mi lascio cadere tra le braccia di Cristo, lascio che Lui mi abbracci, sperimenterò la stessa gioia, la stessa esultanza nello Spirito Santo di Gesù in quello stesso istante, quando è stato annunciato il Vangelo, quando i discepoli tornavano dalla missione. La missione la può compiere soltanto chi ha sperimentato in sé quello che va ad annunciare. Allora puoi annunciare la buona notizia di lasciarsi cadere tra le braccia della misericordia di Dio, perché Gesù Cristo è sceso per risorgere, è sceso all'ultimo posto per farci risorgere tutti. E questa è la sua gioia, questo è quello che piace tantissimo al Padre, che tu ed io oggi ci buttiamo nelle braccia del Signore, del suo Figlio, che ha mandato e manda nel mondo proprio per questo. Buona giornata e buon avvento.